Va ora in onda Piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini. Buonasera a tutte e a tutti. La puntata numero 143 del Piccolo Dizionario della Musica Classica propone una coda della trasmissione precedente dedicata alla messa. Esamineremo alcune forme particolari di messa, a cominciare da quella che viene definita messa per organo, quella in cui non è presente la parte vocale ma solo quella solistica dell'organo. Seppure la produzione in questo campo non può reggere il confronto con quella vocale, la sua storia ha comunque un certo rilievo, abbracciando di fatto quattro secoli, dal XIV al XVIII. Ecco un esempio di messa per organo di Nicolas de Grigny, compositore francese vissuto tra il 1672 e il 1703, uno dei principali organisti del suo tempo. Ecco Récit de Thiers sans taille, con André Isoard all'organo.
André Isoire nel récit de Thiers Santay dalla messa per organo di Nicolas de Grigny. Un esempio particolare è la messa glagolitica, completata da Leos Janacek nel 1927. Il termine viene dall'uso di un'antica lingua slava e appunto dalla scrittura glagolitica, derivata probabilmente dalla grafia greca del VII e dell'VIII secolo o da un alfabeto paleoslavo ancor precedente. Il nome si lega alla parola glagola, che è la traduzione del dicit latino. Janacek disse che voleva ritrarre la fiducia nella saldezza della nazione su una base non religiosa ma morale, che chiama Dio come testimone. Articolata in 8 sezioni, è una delle grandi realizzazioni di Janacek e ancora oggi gode di grande successo. Ve ne propongo il Gloria, qui denominato Slava. Rafael Kubelik dirige l'orchestra e il coro della radio bavarese. Le voci sono di Evelyn Lear e di Frank Krass. Thank you.
Janacek era Slava dalla Messa Glagolitica, Evelyn Lear soprano, Franz Krass tenore, orchestra e coro della Radio Bavarese, direttore Raphael Kubelik. Ascolteremo adesso tre messe cosiddette etniche, cominciando dalla Missa Luba, messa latina cantata in stili tradizionali del popolo Luba della Repubblica Democratica del Congo. Essa fu composta da padre Guido Hasen, frate francescano proveniente dal Belgio, e fu eseguita in prima battuta da un coro di adulti e bambini della città congolese di Kamina, nella provincia di Katanga. Le sezioni della messa sono eseguite in vari stili: Kasala, Kiluba, Bantu, Kasai, Kananga. Il credo, che ora ascolteremo, si basa su 5 canzoni popolari legate da improvvisazioni. L'esecuzione del Muungano National Choir Kenya, diretto da Boniface Nganga. Thank you.
Boniface Nganga ha diretto il Muungano National Choir Kenya nel Credo dalla Missa Luba di padre Guido Hasin. Il successo della Missa Luba dette origine a numerose imitazioni, tra cui la Missa Criolla del 1964 e la Missa Flamenca del 1966. La Missa Criolla fu composta dall'argentino Ariel Ramirez e dedicata a due suore tedesche, Elisabeth e Regina Brückner, che aiutarono i prigionieri di un campo di concentramento portando loro del cibo. Essa è una sintesi tra musica sacra e latinoamericana. Il Kyrie apre la messa con i ritmi della Vidala e della Bagala. Il Gloria è accompagnato dalla danza del Carnavalito, sulle note del Charango. Il Credo ha il ritmo andino della Chacarera Trunca. Il Carnaval de Cochabamba, della tradizione boliviana, fa da contorno al Sanctus, mentre l'Agnus Dei chiude la messa sullo stile della Pampa argentina. In scaletta ho messo il Gloria, qui eseguito dalla Coral Salvé di Laredo, dalla Sociedad Coral de Bilbao e dal gruppo Juan Serra diretti da José Luis Osejo. La voce è di José Carreras. Hasta los hombres llama el Señor. Gloria a Dios. En las alturas. Y en la tierra. Hasta los hombres. Hasta los hombres llama el Señor. Y alabamos. Y adoramos. Y alabamos. Y adoramos. Y bendecimos. Y damos gracias. Le damos gracias. Tu inmensa gloria en las alturas, haz a los hombres, clama el Señor. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, haz a los hombres, haz a los hombres, clama el Señor. Y alabamos, y adoramos, y alabamos. Esa gloria,
Los pecados del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que reinas con el Padre, ten piedad. Dalla messa crioglia di Ariel Ramirez con José Carreras tenore. La missa flamenca nacque dal desiderio del suo autore, Paco Peña, di unire la visione cattolica della messa religiosa con la tradizione musicale del flamenco. Il flamenco è in fondo un'arte ricca di contenuto emotivo che consente di andare oltre la dimensione fisica e toccare quella spirituale. Sul piano musicale, nella missa, gli elementi del flamenco sono proposti con un trattamento classico, in modo da assicurare un misto emozionante e da essere godibili da una parte di pubblico più vasto. Anche qui vi faccio ascoltare il Gloria. Il coro Maitea, i cantori del coro Easo ed il gruppo strumentale dell'Andalusia sono diretti da José Torregrossa. Oh,
rabias se elevaron. Thank you.
dalla Missa Flamenca nell'arrangiamento di Ricardo Fernández de la Torre era il Gloria basato su Cantes de Malaga. Riprendiamo ora la lettura del dizionario in ordine alfabetico con l'avverbio mestamente. Ho trovato questa indicazione in un brano dei Poemetti Lunari di Gianfrancesco Malipiero. Questa composizione appartiene ai primi anni del Novecento del musicista, quando, dopo una breve parentesi di studi a Berlino dove frequentò le lezioni di Max Bruch, avviò un'intensa attività compositiva, aperta all'influsso di Debussy e ispirata ai modelli tardo-romantici. Nacquero così vari lavori operistici, sinfonici e pianistici, tra questi appunto i Poemetti Lunari del 1910. In questa suite di 7 pezzi, ben 2, il secondo e il quinto, si intitolano Mestamente. Ascolteremo adesso dalla pianista sudcoreana Rira Lim il quinto movimento, Mestamente, quasi senza ritmo.
Rira Lim al pianoforte nel mestamente, quasi senza ritmo, dai poemetti lunari di Gianfrancesco Malipiero. Dopo mestamente abbiamo l'aggettivo mesto, grazie al quale possiamo ascoltare un brano della sonata in mi bemolle minore opera 26 di Samuel Barber, composta nel 1949 per il 25° anniversario della Lega dei Compositori, società che intendeva promuovere nuove opere di autori americani. Eseguita in prima assoluta da Vladimir Horowitz, essa ebbe un'accoglienza trionfale ed è spesso eseguita dai pianisti amanti delle opere moderne. Il terzo movimento, Adagio Mesto, è caratterizzato da filiere tonali e figure cromatiche, ed in esso la tensione cresce per le progressioni di accordi dissonanti. Ascoltiamo la versione datane da Van Cliburn. Thank you.
Samuel Barber era l'adagio mesto dalla sonata in mi bemolle minore, opera 26, solista Van Cliburn. In ordine alfabetico abbiamo adesso il termine metabole. Nel linguaggio letterario esso indica il passaggio da uno ad altro concetto mediante figura retorica, oppure il cambiamento improvviso di carattere di un personaggio tragico. Questo concetto è alla base di un importante lavoro del 1964 di Henri Dutilleux, Métabole, il cui titolo rivela l'intenzione di presentare una o più idee in un ordine differente da diversi angoli visuali, finché, attraverso passaggi successivi, esse mutano completamente carattere. Dei 5 brani del lavoro vi propongo adesso l'ultimo, Flamboyant. L'esecuzione è qui dell'Orchestra Nazionale della Radio Televisione Francese, diretta da Charles Munch. Ascoltato l'Orchestra Nazionale della Radio Televisione Francese, direttore Charles Munch, nel Flamboyant che chiude le Métabole di Henri Dutilleux. L'ultimo brano di oggi illustra il vocabolo metamorfosi.
Nella mitologia classica o nelle opere letterarie, esso indica la trasformazione soprannaturale di un essere o di un oggetto in un altro di diversa natura. Più in generale, dice di un mutamento radicale in una determinata situazione. Vari autori hanno scritto ispirandosi alla metamorfosi. Uno di essi è Paul Hindemith, che nel 1943 scrisse Le Metamorfosi Sinfoniche, partitura per grande orchestra che riprendeva materiale pensato originariamente per un balletto su temi di Carl Maria von Weber. Il titolo di Metamorfosi Sinfoniche va inteso in due accezioni: come trasformazione in dimensione sinfonica di materiali tematici di altro carattere e provenienza, e come estremo e raffinato compendio dell'arte della variazione. Inoltre, i temi sono elaborati e variati in modo da alternare alla massa compatta dell'intera orchestra la presentazione di protagonisti, solisti e di gruppi strumentali ristretti. Eccovi la marcia conclusiva del lavoro, eseguita dalla Philadelphia Orchestra, diretta da Wolfgang Sawallisch. Thank you.
con la marcia delle Metamorfosi sinfoniche di Paul Hindemith, eseguita da Wolfgang Sawallisch e dalla Philadelphia Orchestra, abbiamo concluso per oggi. Ci ritroveremo il prossimo martedì 1 ottobre alle ore 18:40 con una puntata del Piccolo Dizionario che sarà dedicata interamente al vocabolo mezzo soprano. A tutti e tutti voi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Piccolo Dizionario della Musica Classica, a cura di Claudio Martini.